Allora, oggi non è questa la Roma, non è M91 Roma, non è nemmeno M91 Calcio, è M91 Sport. Poi devo sapere subito da questo carissimo amico se oltre il calcio predilige pure qualche altra disciplina sportiva. Vado a salutare subito Stefano Mazzoli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Oltre il calcio, qual è la disciplina sportiva che preferisci, se ce ne sono alcune, altre no, insomma? Il tennis, grande Sinner. Sì. Il basket, però il basket purtroppo a Roma non c'è più, però so che sta andando benissimo perché ha ricominciato il basket. Vabbè, siamo, diciamo, forse in Serie B, non me lo ricordo bene. Mi piace l'atletica leggera. Quella è bellissima, è vero. Baseball, rugby e situazioni varie? Rugby è curiosità più che altro. E vabbè, ed è giusto così. Noi invece adesso entriamo in argomento con M91 Sport. Allora, piccola prefazione la facciamo prima su Sinner. Soddisfatto di Sinner al numero uno del mondo? È un grande personaggio, c'è una umiltà che lo e una timidezza che lo vedi dagli occhi. Grande personaggio. Sì, non si è fatto grande, non è pieno di boria, e questo è fondamentale pure per andare avanti e 23 proseguire. anni, primo al mondo, è una cosa bellissima per l'Italia. Rimanendo sempre tra parentesi, ma la Formula 1 non ti appassiona? Perché È noiosa. è noiosa? Perché prima si superava, adesso è monotona, Cioè, ci fa sono sempre la quelle quattro stessa macchine cosa. che hanno, diciamo così, una marcia in più, una spanna in più, ed è chiaramente che non c'è più competizione, questo stai dicendo. Ci deve stare la giusta competizione, tutte le macchine dovrebbero essere tutte uguali. Così, però, dopo se sono tutte uguali, oddio, se fossero tutte uguali ci sarebbe la sorpresa ogni mondiale di Formula 1. Invece, Forse così sarebbe meglio, no? È io più ti posso competitivo. dire che adesso le quattro scuderie più blasonate, cominciando dalla prima, sono la Red Bull, la Ferrari, la McLaren e la Mercedes. Tutto il resto è noia, come diceva Califano. Eh sì, adesso poi la Ferrari che ci avrà, mi pare Hamilton, no? Al prossimo anno. Dal prossimo anno, sì, e oltre a Hamilton si dovrebbe prendere, anzi, meglio detto, l'ingegnere che oggi è il capo della Red Bull e che dal 90 a oggi ha portato su tante e tante scuderie. Quindi dovremo vedere che cosa accadrà. Per il momento, vediamo, non so, sta Ferrari, mezzo camion, mezzo bolide di Formula 1, che cosa combina. Rispetto a coloro come Marco Follese e Basilio Villari, che sono i nostri commentatori di Formula 1. E mi dicono entrambi, quindi tutti e due, che la Ferrari sta recuperando. Io non la vedo così, però loro sono gli esperti, io sono il Io non me simpatizzante. ne intendo così No, tanto di è vero, è Formula 1. vero, è vero. No, ma io lo dico, io sono un tifoso ferrarista amareggiato. Quindi finché non vedo sul podio col titolo mondiale, che ne so, Leclerc e la Ferrari, non ci credo, punto. Poi è tutto da Me il vedere. miglior pilota che c'è stato nella storia è stato solo uno, quindi Oh, come... però non c'è più. È come, e adesso qui entriamo nel campo, non credo ai miracoli dell'ultimo istante e mi spiego meglio. Poi tu mi controbatterai e mi dirai le tue argomentazioni. Allora, la Roma sono 3 anni di Fredkin. Io posso capire il primo, che è stato quello, diciamo, tra virgolette, più drammatico, perché hanno recuperato una situazione balorda e di poco, negativamente, molto molto negativa. La seconda è stata di assestamento, perché giustamente con una situazione del genere non è che puoi puntare a vincere la Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA, l'Intercoppa e via discorrendo, devi sanare pure la società. E i Fredkin hanno marciato bene. Al terzo anno io rimango perplesso sulla loro condotta, perché i debiti ci sono, inutile negarlo, ma ci sono anche gli utili. Ma se tu fai 10 euro di utili e almeno 5-6 non me li reinvesti sulla squadra e vai sempre a cercare la grazia dei prestiti gratuiti, dei giocatori senza contratto svincolati, di giocatori che ti costano poco, allora il miracolo può anche accadere. Attenzione, perché la Roma nel frattempo ha vinto una coppa con Mourinho allenatore Una finale rubata e e una una finale, no, una finale rubata si può dire tranquillamente. Poi mi non ricordo di sappiamo in testa. finale se po avrebbe potuto vincere o meno, però tu dammi le situazioni che ci sono, non mi arbitrare contro per far vincere a tutti i costi il Siviglia, e poi la vedevamo come finiva. Per cui alla fine il bilancio con giocatori
che qualcuno dice di scarso valore, non è che ti sei comportato male, però Europa. adesso c'è bisogno di fare il salto di qualità. E se i In Europa. Fredlin continuano così, sto salto di qualità dove sta? Prego. In Europa. Allora, cominciamo. A Roma, e che non lo dico io, perché uno va a vedere su Google, c'è cioè, avuto un fair play finanziario, chiamiamolo financial fair play, vabbè, quello lì. Vabbè, quello che è, insomma, dai. Che non è stato posato dai Friedkin, ma è stato ritrattato dai Friedkin. La Roma, se non faceva quell'accordo lì, e questo è sotto gli occhi di tutti, stava fuori dalle coppe e non faceva mercato per 3 anni. E quindi i paletti ci sono stati ferrei e duri. Sì. Ferrei e duri. Quest'anno la Roma deve al fair play finanziario, mi pare, dopo che ha fatto tante cose i Friedkin, perché poi saranno pure, non piacciono perché non parlano. Però voglio capire una cosa, allora se parli troppo fomenti le persone e poi vieni sbugiardato dai fatti, se questi non parlano dà fastidio perché non parlano, la via di mezzo non c'è. Comunque, ritornando alla Roma, quest'anno deve 10 milioni di euro al fair play finanziario entro il 30 di giugno, 31 di giugno quando è. Mi sembra fine giugno, se non vado errato, è vero, Quindi sono dati di fatto, non so cos'è. Il è vero. merito non è solamente della Roma, dei risultati che hanno ottenuto, ma il merito è dei Friedkin che hanno fatto sponsorizzazioni, che Sì. hanno sviluppato le entrate e poi da vedere. L'anno scorso noi abbiamo iniziato, questo non è una critica forse contro, io non critico mai Mourinho perché a me mi è stato sempre simpatico e mi è sempre piaciuto. L'anno scorso abbiamo iniziato il campionato in 3 partite un misero punto. Un misero punto. Nelle restanti 20 partite la Roma ha fatto la bellezza di 29 punti. È colpa dei Friedkin se fanno la bellezza dei 29 punti in 20 partite. Beh, in campo scendono i giocatori, non i Friedkin, chiaramente, Ecco, no? allora i Friedkin hanno portato a Roma Dybala, no, Dybala poi tutti quanti a Cempino. Hanno portato qua a Roma Lukaku, tutti quanti a Ciampino, con i disastri che sono avvenuti a fianco a Ciampino, che sarà una cosa indegna. Quindi, quando uno parla, parliamo, se i giocatori non ti rendono, non è colpa dei Friedkin. La colpa è dei Friedkin quando loro non proteggono i tifosi, e questo, non proteggono Mourinho, e questo è un loro demerito. Non vanno contro una Lega scapestrata, e questo è un altro loro contro di merito. Quindi, a livello europeo, mi pare che siamo andati fin troppo bene. La quinta squadra in Europa in Champions League è il merito Esatto, sì. E della Roma, sono dati di fatto della Roma, e la Roma non se era il lì. ranking italiano è salito è grazie ai piazzamenti della S Roma. Mi pare che la Roma nel ranking europeo è quinta, cioè è una tra le 5 squadre più forti che c'è stata in Europa. Tra le cinque Nonostante tutto, nonostante tutta la negatività che si è detta su questa nonostante squadra, tutto no? la negatività che hanno messo contro questa società, e non per difendere i fritti, perché non c'ho bisogno di difenderli. La Roma, il debito che c'ha, non ce l'ha i debiti perché non ce l'ha con terze persone o con le banche, sono i contingenti, lo ripeto, a voglia che scrivono i giornali c'è il debito, ma scrivete pure con chi ce l'ha il debito. La Roma sono contingenti, cioè ce l'ha con se stessa, con i fritti. Il debito, come se io ci avessi un debito con me stesso, di spendere 1,20 euro per comprarmi il pane. Il debito ce l'ho con me stesso, Certo, sì, è non vero. ce l'ho con gli altri. Punto. Poi io, adesso che è stato levato un paletto, che è importante, dei soldi sul fair play finanziario, adesso vedremo come si muoveranno i fritti. Certamente, se entravi in Champions League era una cosa. Se entravi in Europa League devi cercare di vendere anche i giocatori. I giocatori purtroppo intorno a te sono asset e vanno a volte venduti, vari giovani dalla squadra, va un po' limitato il tetto ingaggi, va abbassato un pochettino. Cioè, non è possibile che tu paghi 118 milioni di euro di ingaggi e arrivi in sesta.
No, Non li cioè, pago o io. perché se paghi 118 milioni di ingaggi, qualcosa di più ci sarebbe Non li dovuto essere. pago io, non li paga Roberto, non li paga Virgilio Virgi, ma li paga i Fritkin. Ho capito, ma loro hanno la possibilità di farlo, Ma se perché io e vuoi te che saremmo metti. già stati seppelliti da 40 km Allora, di la sabbia. critica sui Fritkin io la posso pure accettare quando non difendi la società, ma non, se può dire, i parametri zero purtroppo tu sei costretto a farli. Adesso quest'anno non più, Oh, perché però poi. tesoro mio, abbiamo tutti sotto gli occhi, e lo dico io, che sono presentatore, Kasdrup è stato alla fine un fallimento, anche Ma non perché... l'ha comprato i Fritkin. No, 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 indipendentemente, Kasdrup è stato un fallimento, Renato Sanchez purtroppo la struttura muscolare non regge più quest'uomo, questo ragazzo, perché Renato Sanchez è vero, gioca a testa alta e rispetto agli avversari ha un vantaggio in più, quello di giocare a testa alta e sapeva poi... di riplare in una maniera pazzesca, tant'è vero giocava dietro i due attaccanti e ogni tanto ci prendeva, come se... Renato Sanchez purtroppo è un errore che ha fatto di valutazione, l'ho fatto pure io, pensando che era un E no, se giocatore che c'è. fosse stato il vero Renato Sanchez non avevamo sbagliato nulla, Stefano. Cioè, la Roma aveva un giocatore per le mani favoloso, invece ho sbagliato valutazione, Oh, purtroppo il poi fisico. c'è Pellegrini a corrente alternata. Ormai sono 3 anni, sta corrente alternata non va via. C'è il momento che Pellegrini ti alza la qualità della squadra e guai a chi lo tocca. C'è il momento che Pellegrini diventa amorfo e diventa uno del Guarda, gruppo. l'errore della Roma purtroppo, ma questo è che la Roma, se tu ci fai caso, delle ultime 9-10 partite, la Roma ha giocato la domenica, la domenica, il giovedì, la domenica, il giovedì, la domenica, il giovedì, poi possono dire quello che gli pare, che l'Atalanta che l'ha fatto, sì, l'Atalanta ha giocato con Sassuolo, con tutto rispetto per Monza, e Sì. Monza, con squadre sulla carta molto meno forti delle squadre che ha incontrato la Roma. A Roma dalla Lazio ha incontrato Fiorentina, Bologna, Milan, tutte le seguito. Non è che la Roma c'ha questo parco giocatori così ampio a livello a centrocampo. Ma La Roma adesso c'ha. dovremmo trovare un sistema per far sì che questo parco si possa amplificare, si possa Ma si ampliare. può amplificare, ma non è che quando tu c'hai un giocatore, poi c'è la vedova che va a vedere, oddio, ma hanno ceduto il giocatore, oddio, ma hanno ceduto Bove. Se ti hanno ceduto Bove, ti comprerai un giocatore che è un pochettino più forte del Bove. O te c'è Denawar che arriva a parametro Allora, qui zero. ci sono una serie di messaggi, carissimo Stefano, dove dice Prego. che la Roma ha anche toppato, però col senno del poi, anticipo io, un giudizio, è tutto più facile, no? Pure Stefano Mazzoli e Roberto De Angelis col senno del poi possono giudicare buono, no? Si parla Certo. tanto di Calafiori. Calafiori probabilmente sarà della Oddio Juventus a San mio. Giro Nazionale. Aspetta, è rinato, ma è rinato, ragazzi miei. Grazie al signor Thiago Motta, ok? Ci siamo fino a qui perché Calafiori, che era uscito dalla Roma, nel Genoa ha fallito, all'estero ha fallito, poi dato al Bologna così tanto per rimpolpare la rosa, Thiago Motta, non so, ha saputo ridargli Ma io fiducia. mi ricordo che Calafiori, quando stava qua a Roma, gli davano, lo offendevano quotidianamente È dicendo vero. che non era più un giocatore. Pasquale mi sta Ma ricordando che sia Calafiori che Toloi, che penso sia il capitano dell'Atalanta, se non vado errato adesso, erano della Roma e non l'abbiamo non saputi erano della valorizzare. Roma. Aspetta, e non l'abbiamo saputi valorizzare. Mo, io Toloi non me lo ricordo Ha sinceramente. fatto un anno, stava in prestito. Esatto. Ma Calafiori ce Diciamo l'ho un po' cosa. più sotto gli occhi. Calafiori, nell'ultima istanza di campionato giallorosso che aveva percorso, e il bilancio era completamente negativo. Vuoi per gli infortuni, vuoi per non lo so per quali altri motivi. Però, se a quel punto avessero detto, ragazzi, cediamo Calafiori che c'è un acquirente, io penso che io, Mazzoli, Virgilio, nonostante il dispiacere immenso, eccetera, e tante altre persone, avrebbero detto di sì, non di no, di sì. C'è una cartella clinica precaria? C'avevo una cartella clinica precaria, non è che c'ho la lampada, cioè, abbiamo la lampada di cristallo e quindi abbiamo la palla di cristallo e decidiamo che Calafiori dopo 2 anni è bravo. Cioè, non è così. Non è, può essere così. Il calcio è una cosa un po' particolare, eh? Cioè, Calafiori quando stava qua a Roma faceva una partita e quattro no, una partita e quattro no, e significa che c'aveva una cartella clinica precaria. Oh, adesso non ce l'ha più a sto punto allora.
E adesso che ne so io quello che gli è successo a Calafiore, ma non sono una vedova. Sì, però se tu noti Calafiori di oggi è un altro tipo di giocatore che nella Roma non si esprimeva così. Ma non lo Cioè, noi so, non mi dobbiamo so. pure vederla in faccia la realtà, no? Allora, è il momento di Calafiori, ben venga, ci sta. Benvenga, ma non più alla Roma, io non sono una Dal vedova. Bologna passerà probabilmente alla Ma non. Juve, seguirà Thiago Motta, ci sta. Però che noi adesso piangiamo dopo, mi pare, 3-4 anni, se non vado errato, la cessione di Calafiori. Secondo Mi me è pare inutile stare che. lì a dire ma forse se lo aspettavamo, forse se lo aspettavamo. Non è che puoi aspettare una persona 4 anni Mi pare riduttivo in sta un cosa qui. campionato di calcio di Serie A. Poi ci sono le volte che ci prendi bene, le volte che prendi delle toppe clamorose, le volte che vai così e così, ci sta. Io mi ricordo un giocatore che si chiamava Alberto Aquilani, Come no? che tecnicamente era molto più forte di De Rossi, ma De Rossi aveva più presenza fisica, presenza a livello di. Cioè, Aquilani era più soggetto agli infortuni. E come è soggetto agli infortuni, Calafiori era soggetto agli infortuni. Poi se però vai a leggere sul web, procedemolo. Allora c'è. Cioè, datevi, cioè, ci deve essere un Sì, il minimo di mondo del web equilibrio. poi fluttua secondo il vento che tira, attenzione, però Ci un deve essere un discorso pizzico è, di equilibrio anche certo, ma nei mass un media. discorso societario dove Calafiori non mi rende, io lo cedo, ci può anche essere, a Io vi ricordo malincuore, che ma la ci può Roma anche essere. stava prendendo un giocatore dal Napoli che si chiamava Milik al posto di Dzeko, e tutti, no, è Zoppo, no, è quello gli ha fatto fare, scusate ma la parola un po' pesante, gli ha fatto fare le visite mediche e risultava che il signor Milik era tendenzialmente con una cartella clinica precaria. La Roma purtroppo in questi anni ha preso giocatori con la cartella clinica precaria Sì. e non l'hanno reso come dovevano rendere. Quindi la colpa a Thiago Pinto che ci ha salvato dal fair play finanziario, che ci ha aumentato i ricavi, ci ha aumentato tutto quanto. Do la colpa ai figli, ma lì puoi fare una colpa, puoi dare una colpa. Ma il mercato è soggettivamente è difficile per tutti, anche per me, perché io non ne intendo. So che a Roma gli servono giocatori con una cartella clinica buona, accettabile, punto, basta, solo quello. Oh, Io su domanda, campo scuse. domanda è un termine di paragone questo. Allora, qui a Roma, Prego. quando succede qualcosa, e mi riferisco alle cose, alle situazioni passate, baratro, siamo vicini al fallimento, siamo vicini a chiudere in Serie A perché non ce la facciamo più, eccetera, eccetera. Poi arriva in questo caso i Fredgren del soccorso, attenzione a come li chiamo, e la storia si risolve. Da un'altra parte ci sono milioni di euro di debiti, cioè che è successo? Che Mazzoli, per tenere in auge la sua squadra in Serie A, è venuto da De Angelis e ha detto: senti, Robè, io sto messo male, però se mi aiuti, io porto la squadra a vincere determinati obiettivi e ti restituisco con gli interessi tutto il debito. Questo non è avvenuto, attenzione, non è Ho avvenuto. capito chi si dice. 48 ore dopo, Oaktree, che è uno dei mercati più forti che ci siano al mondo, cosa è Un fondo. successo? È subentrato questo fondo, ha detto: beh, vabbè, ma scusate, qual è il problema? Ma Zanghi, i debiti sommersi. No, no, io ho dato i fondi monetari a Zang per andare avanti, quindi i soldi che ho messo sono i miei. Zang non me li può restituire, io mi prendo l'Inter. Ah, ma adesso che succederà? Andrà, che ne so, al tribunale fallimentare? No, 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 che continuiamo. E dopo 48 ore l'Inter ha messo il nuovo presidente che è Marotta, che era già una situazione scontata, e va avanti come se nulla fosse accaduto. Allora, viviamo in due pianeti diversi perché una si chiama Roma e l'altra si chiama Inter, oppure l'Inter aveva già pianificato da gennaio il tutto e si sapeva benissimo che Zhang non avrebbe potuto ottemperare i debiti? La prima cosa, l'Inter è stata venduta a 385 milioni di euro. Perché come si chiama? La fiduzione di Okiatre, Okitra, come Okatre, come Oaktree, cacchio? esatto, sì. Oktri, come cacchio si chiama? Stava di una parolaccia, scusate. È uno scioglilingua, comunque, Oaktree, sì, esatto. C'avevo uno scioglilingua. Comunque, questo fondo potentissimo.
È il numero uno al mondo, mi dicono, però io non. È uno dei numeri uno al mondo insieme al fondo Elliott. Esatto, bravo. Allora, questo fondo ha prestato, diciamo così, 385 milioni di euro al gruppo Suning e all'Inter. Ma l'Inter i debiti ce l'ha lo stesso. Non è che decadono i debiti, perché l'Inter non ce l'ha solamente con Octree, ce l'ha con le banche, con terze persone. Ci pensa Quindi. tutto Octree, signore. Allora, quindi quando l'Inter verrà rivenduta, Zang non prenderà un euro. Penso proprio di no, esatto. E allora l'Inter il debito ce l'ha ancora. Se ci pensa Octree, ci pensassero loro. Sì, lui ha detto che sanerà il bilancio, l'ha dichiarato ufficialmente. Saneranno il bilancio anche con le cessioni, perché l'Inter deve essere anche, capiamoci bene, non è che solo la calcio italiano già sta in fallimento del suo, perché secondo me non regge questi, non regge il ritmo delle, come posso dire, della Premier League, No, della ci sta Liga provando, spagnola. ma non siamo proprio a quei livelli, No, non insomma. siamo proprio addentrati Però su quella scusami cosa lì. Stefano, se questo fondo dice, pensiamo noi a risanare i debiti, quindi ci mettiamo altri soldi, ce l'abbiamo, li mettiamo. Non cedo l'Inter perché non si sa mai che quest'Inter, qualitativamente parlando, vinca, che ne so, la Coppa dei Campioni, altre situazioni. Tra 2 anni io l'Inter, anziché venderla a 10 euro, la vendo a 50 euro. Allora, da qui entra il campo della speculazione, praticamente è come il fondo Elliott per il Milan. Intanto, vediamo come andrà. Ma di chi è il Milan effettivamente? E non lo sappiamo, cioè Ah, non è che beh, non lo sappiamo, allora va lo bene. sappiamo, c'è un signore che dice di essere il proprietario del Milan, perché non ci dobbiamo credere? Ah, no, no, ma io ci credo. Però in Liga, beh, quando la società c'è un proprietario, la Lega deve saperlo chi è. Se la Lega è Certo, reticente, sì. mi pare un po' la Federcalcio, la Lega sono reticenti, mi pare un po' il cane che si morde la coda. Quindi Quindi se io adesso so chi è il la proprietario, proprietaria io so dell'Inter chi è il è. proprietario della Roma, non è Fitkin, Dan Fitkin, ma il gruppo Fitkin Sì, è il gruppo, esatto, che è sì. E presieduto da Dan Fitkin. che ha diverse attività pure sportive, non solo la Roma. Ma queste sono cose loro, io poi No. chi è il proprietario del Milan? Ma tu lo sai chi è? Effettivamente lo sai chi è? Hanno fatto un nome e un cognome, per cui il È proprietario del quello. Milan adesso è reale. Ma noi Il non, cioè, proprietario. i sospetti, scusami un attimo, i sospetti che noi abbiamo dentro la nostra testa, no? E non è che li possiamo, come si dice, dichiarare a spron battuto senza un briciolo di prova. No, cioè, dobbiamo stare un attimo, fermi Sì, sulla ma io regolarità. Allora. leggendo i giornali, pare che qui solo la Roma ci abbia debiti, che sono contingenti, che Allora, sono si chiama, contingenti. allora questo tizio, questo gruppo fa parte della Red Beard e sono gli attuali proprietari del Milan. Se poi sono di comodo, attenzione, se poi sono di comodo o non sono di comodo, se non abbiamo prove documentali, inoppugnabili, noi non No, possiamo ma non ho detto, parlare. per Cioè, l'amor di possiamo solo Dio, immaginare, ma. io ho detto solamente chi è il proprietario, mica ho detto Sì, le prove. è Red Beard. Ecco, te l'ho detto io adesso. Chi è di cardinale, mi pare, che fa Esatto, parte, risposta esatta. che era cardinale, ok, questo Quali va bene. problemi ci sono? Se Red Beard ha acquistato la squadra da Elliott per Va poco meno di benissimo. uno, mi pare di 1,2 miliardi di euro, se non vado Ma non ci errato. sarebbe un'indagine alla Procura di Milano? Ma tutto questo Per capire perché ci sono 560 milioni d'euro, come sono fatti, poi me lo racconti, chi è. prestati a Red Beard da Elliott che usciva dalla proprietà del Milan. Cioè io ti vendo una macchina a te a 10 euro, tu mi dici, vabbè, però io ce ne ho solo 7, vabbè, 3 te li presto io, ma se già ti vendo la macchina ti presto pure 3 euro. Ecco dove sta il punto poi, no? Sì, ma per me, guarda, io non contesto niente, però un po' di chiarezza il calcio italiano dovrebbe darla. È vero, è vero, è vero.
dichiarito, ma non a me, a me non mi interessa, io so chi è proprietario della Roma, so chi è proprietario della Lazio, so chi è proprietario dei... Però guarda caso, quando c'è qualche piccolo crack qui a Roma, oddio, l'orlo del baratro, il fallimento, deve correre quello, guarda, deve correre quell'altro, guarda, qui sono passati da Zander... Sono passati da Zanga a Cotri senza dolore, praticamente. Se guarda caso, ma a Roma c'è il debito. E tu quando vai a riscrivere, guardate che i debiti sono contingenti. Vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Però allora qui si grida al lupo al lupo, no? Lì che veramente la squadra con quel debito che aveva stratosferico... Ma contingenti, uno sa che significa? Che contingente significa su se stessi. Sì. Su se stessi, cioè i fritti hanno un debito che poi si è dimezzato dei 180 milioni di, non mi ricordo quanti. Vabbè, si è dimezzato. Parliamoci chiaro, quello l'hanno spalmato, No, l'hanno dimezzato proprio. Sì, l'hanno dimezzato, però dimezzato fino mi pare al 30 dicembre del 2028 ci sono le rate da pagare dei debiti, Ma la Roma l'ha dimezzato il debito, la Roma non c'ha debiti con le banche. Ho capito, però dopo subentra, tornando adesso nella capitale, lasciando stare i Meneghini, che subentra l'amarezza da parte soprattutto dei tifosi, perché se io mi vedo che c'è una scommessa acquistata, tipo, che ne so, Angeligno, che si è comportato bene, attenzione, l'ho riscattato, quindi a sinistra ci sarà Angeligno. Ma Angeligno non è la fine del mondo, è un giocatore normalissimo. Allora tu devi tassellare, pensa un po' che verbo, devi tassellare, mettere dei tasselli in questa ossatura della Roma per farla diventare più competitiva. Alcuni li dovrai cedere comunque e se cedi le cosiddette zavorre, forse non tutto il male viene per nuocere. Mica ho detto che le zavorre non vanno cedute. Non ho capito. Non ho detto che le zavorre non vanno cedute. Certo, sì. Ma sì, che deve star pure chi si deve comprare le zavorre. Uno. E secondo, tu devi comprare... Se tu c'hai... ti faccio un esempio. Se tu c'hai un giocatore come Aouar. Sì. Aouar. Quando è arrivato qui è fortissimo e non ha reso come doveva rendere. Cioè, non si è ambientato. E ci può stare, però. Ma ha venduto. 4 milioni d'euro l'anno. Sì, difatti. Allora mi prendo. Non è che so io, non è Mazzoli Stefano che tu dice. Tu dici la logica naturale delle cose. Te lo dicono i fatti sportivi come sono andati. Non ha reso a guardare. Se tu mi giochi te l'ho detto già, le ultime 10 partite con lo stesso centrocampo, Paredes, Pellegrini e Cristante, Paredes, Pellegrini e Cristante, e di quei tre che c'è in panchina, solo Bovi un po' se. Fa benino, tu vuoi andare? Tenso una parte. E allora, è il centrocampo, il cuore della squadra, tutto lì. Ma certo, è il centrocampo, normale. Ma non è che lo dice Mazzoli Stefano, no, lo dice Fabio Capello, Nils Lido, molto, sono tornato indietro, Sven Goran Eriksson, sì, sì. Spalletti, lo dice Mourinho, tanti, il centrocampo lo sa benissimo anche Daniele, il mister Daniele De Rossi, lui è un centrocampista, un altro centrocampista, sa che il centrocampo è la zona nevralgica, che te fa respirare bene la difesa e ti crea, certo, diciamo che un piccolo vantaggio adesso c'è perché De Rossi dalla fine del campionato in poi deciderà lui. Ma non lo dobbiamo guardare come Daniele Vanto di Roma. No, Daniele Vanto di Roma, rispetto all'anno precedente che è entrato in corsa e la squadra non era la sua, chiaramente. Lui si è adeguato a quello che aveva. Adesso lui può decidere insieme all'azienda AS Roma chi acquistare, chi cedere per formare. Ma mi dite una cosa, ma io non ce l'ho con Mourinho. Io non ce l'ho con Mourinho, a partito preso. Quanti giocatori Mourinho ha valutato bene, cioè gli ha fatto arrivare una valutazione importante, poi dico io nessuno, esatto, addirittura lo stesso Schwarzavi non giocava più titolare, la svalutati, e tu come fai a vendere, con tutto il rispetto che per bene che gli posso avere a Mourinho, io che l'ho difeso alla morte, sì. Però se tu mi fai in 20 partite 29 punti c'è un problema. Se tu mi fai nelle prime tre partite, due partite, Salernitana e Verona, un punto, c'è un problema.
Tu giochi tu casa del Milan e del Verona, no? Però Milan lì poteva avere un'ampia giustificazione perché erano le prime due del no, non ci campionato. saranno Perché non ci giustificazioni. sono? Scusami, Le Non prime ci due saranno partite ancora la squadra non è giustificazioni. assemblata bene, ci può essere, ci No. E può perché la succedere. Salernitana è assemblata bene? E però non è Assolutamente assemblato bene. E allora no. No, sono beh, il tutte Verona palle. dell'ultimo scorcio di campionato è stato ricostruito da Baroni, per carità, con quello che aveva. E poi c'è, siamo chiari, abbiamo giocato casa del Milano, non con la Certo, Fiorentina, non sì. c'è, ma stiamo scherzando, non sono andato in Champions League, perché le prime due giornate abbiamo perso, che abbiamo fatto 6 punti, abbiamo fatto uno. Oh, Fatti i quindi conti. quei E 5 punti in più ci avrebbero fatto comodo fatti i praticamente. conti, dove stai con 5 punti in più? Sì, ci saremmo rientrati, è vero, è vero, è Cioè, vero, sono 5 punti, cioè non... è vero. poi i Cioè, tutti partiti a si vincono cercare sempre. partite più blasonate, ma magari sono proprio le prime che ti hanno rovinato il progetto. Tu con le piccole devi vincere, non con le grosse. Con le grosse le puoi accostare pure col pareggio. E le piccole sono di più. Sì, è vero. E tu con le piccole sei stato scarso. Questo Sei è quello che stato mi all'inizio racconta. mediocre. E non va bene così. Se vuoi Allora arrivare vedi. tra le prime 4-5, quella è una Ma non do la pecca. colpa a Mourinho. Però a Mourinho tutte le volte che lo sentivo in conferenza stampa, i giocatori sono scarsi. I giocatori non vanno bene. Ma il giocatore è fatto dei carni e La ossa, eh? pianta organica del Bologna era più scarsa di quella di Roma sulla carta. Sì, ma Però ormai Thiago dico, ormai. Motta, che può essere simpatico o antipatico, attenzione, però ci ha saputo fare. Il Lui ormai ha Bologna sta in detto. Coppa dei Campioni, non succedeva da 60 anni. Ma tu hai mai sentito di a Thiago Motta ai giocatori sono scarsi? No. Tu hai mai sentito di ad Allegri i giocatori della Juve sono scarsi? No, se la vedeva dentro gli spogliatoi poi. Tu hai mai sentito di a Inzaghi i giocatori sono scarsi? No, ho sentito No. dire spiasse. E quindi cioè, non è che tu non puoi dire a un giocatore sei scarso, sei scarso, sei scarso. Come se un datore di lavoro ti dice a te, Robè, non sei capace a fare quello, non sei capace, Vero, 18 ore, senti, va a sì. fare a te. Cioè, un minimo di buon senso ce lo devi avere. È tutto lì, tutto lì. Poi a Roma ha fatto gli errori suoi, i giocatori hanno fatto gli errori loro, però io Mourinho che faccio un punto in 2 partite, mi pare un po' riduttiva la cosa. È vero. Ma pure strana. Poi Poi io. saltando sopra la Roma bisognerà vedere che farà. E io l'ho amato Mourinho, Sì, adesso Io col l'ho amato. Fenerbahce poi te lo voglio vedere, insomma, che combina. No, ma io l'ho amato. Io Mourinho l'ho tifato, l'ho difeso. Ma non è che eravamo noi attaccati troppo al passato glorioso di José Mourinho, non vedendo il presente? Diciamo che bisogna. Purtroppo noi abbiamo una cattiva. Ci affezioniamo. E non bisogna mai affezionarsi ai professionisti che giocano a pallone. Bisogna solamente apprezzare la maglia, come diceva il sudore che emana, come Sì, diceva Dino Viola. esatto, queste parole sacrosante. Stefano, allora abbiamo tracciato adesso un primo solco, anche perché poi dovremmo cominciare a sentire gli acquisti, quelli ufficiali, non le chiacchiere da telenovela Tanto in dove la questo Roma sta periodo comprando di tutto e di più ci praticamente. saranno 300 milioni di acquisti che faremo noi. E io purtroppo la penso come Virgilio, mi metto con l'ombrellone sotto al sole e sto bene lì, mi faccio un tè freddo. Oh. Siccome è M91 Sport, usciamo un attimo dalla Roma. Le ultime considerazioni, tu direi: Roberto, sei impazzito? No. Roberto sta focalizzando il Como, perché il Como appartiene anche questo a un fondo miliardario. Non è nel fondo, è uno dei 2 miliardari. Esatto, che si E possono sei più ricchi della Serie permettere questo mondo e quell'altro. Il Como poi non ha debiti rispetto alla Roma A. Eh ed no, altre viene dalla situazioni. Serie B. E vabbè. No. No, no, ma ha una situazione molto fluida, per cui ti faccio una provocazione. E se il Como si comprasse Lukaku e Dybala? Visto che può No, farlo. non possono farlo. Chi l'ha Non è detto? perché lo possono fare. Ma i giocatori tendenzialmente vogliono fare coppe. E siccome il Como non partecipa a nessuna coppa, potrebbe essere che, giustamente, no? Ma anche Napoli rischia, che si è preso Antonio Conte. No, ma Antonio Conte arriva sempre quando non c'è più nulla e quindi si riparte da zero. Con l'Inter fece lo stesso discorso, l'Inter era fuori da tutto.
No, con l'Inter no, l'Inter ci ha avuto Spalletti, non lo fermo. Ci ha avuto Spalletti in Champions League, no, Sì. E Conte quando riparte da zero poi riesce a dare una sua impronta. Non ci scordiamo che Giaccherini era diventato un idolo della Juventus e della Nazionale grazie ad Antonio Conte. Se no, Giaccherini, uscito Conte di scena, Giaccherini è stato messo in panchina, insomma, eh. intanto c'è uno dei giocatori al Como che mi fa allenatore che io ho adorato in tutto e per tutto, che si chiama Cesc Fabregas. Bel. Spero che vada benissimo, perché io l'adoro Cesc Fabregas, l'ho sempre adorato, e quindi era un regista favoloso. Allora, mi scrive Maglio, guarda, tranquillo che Svilar, Dybala, Lukaku e Paredes vanno al Como. E vabbè, smantelliamo la squadra per il Como, ci può anche stare. Per carità, se ci danno 1 miliardo d'euro, ce la rifacciamo la squadra, non è che. Marcomo fa la Champions League. No, il Como non fa nessuna coppa. Il Non lo Como, facciamo. allora, le C'ha i dichiarazioni. soldi, quello è assodato. Le Ma dichiarazioni poi. dei proprietari del Como sono quelle che adesso loro sono in Serie A e devono rimanere in Serie A, quindi si devono salvare. Quindi è un progetto con i piedi per terra. Però Ma loro sono sì, intelligenti. ma stanno tutti fantasticando però sugli acquisti, sulle cessioni. Addirittura c'è chi mi dice: sì, vabbè, mo prendono pure Mbappé. Vabbè, meno male che ha firmato per Real Madrid, insomma, eh. Ma non, forse non vi rendete conto, quando tu vai a trattacco una società un po' più blasonata come la Roma o come la Juventus o come l'Inter, ben consapevoli che Roma, Juventus e Inter, questi hanno i soldi, non ti chiedono 10, te ne chiedono 50. Esatto, è vero, 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 vero. Beh, Quindi, come ma tante volte è poi. successo allora. Ah, l'unica certezza, grazie a Guido, non so da dove scriva, ma non so se è nemmeno tifoso della Roma, dice l'unica certezza del Fenerbahce è che Zeko ha fatto già le valigie pronto ad andarsene perché è arrivato praticamente Mourinho e non vuole Mourinho come allenatore. Chi è? Vabbè, Non me ne ricordo, scusami. Chi Zeko, Zeko, gioco? Zeko, Zeko. Ah, pure è strano, lui l'avrebbe voluto. Zeko non se n'è andato perché c'era Mourinho, ragazzi. Zeko se n'è andato per altre situazioni con la Roma che hanno un'antica ruggine, perché lui era andato alla Juventus e poi l'hanno fermato all'ultimo. Era promesso sposo all'Inter e l'hanno fermato. Poi l'anno dopo ci è andato perché a Roma ha Guarda, fatto io il manco gli avrei turista. io manco gli avrei prolungato il contratto a Dzeko. Tirava 7 milioni per un anno a 34 anni, mi pare un po' E troppo. poi nell'Inter ha retto l'onda 2 anni, anche l'Inter poi l'ha dovuto cedere perché l'età avanza, parliamoci Stranamente chiaro. ha vinto lo scudetto quando Dzeko se n'è andato. Sì, ma è una coincidenza, dai Stefano. È proprio una Non è. coincidenza. Allora, attendiamo futuri sviluppi per la Roma, per la Serie A e anche No, il per. Como è una grandissima realtà, sono contento, soprattutto per l'allenatore. Che Sì. lo dico, l'ho detto, ripeto, lo adoravo, quindi, Eh sì, come quindi giocatore. poi era un ottimo centrocampista, insomma, alla fine Era era. uno dei più forti centrocampisti d'Europa, Cesc Fabregas, l'Arsenal, non mi ricordo, Barcellona, una cosa Come favolosa. no, è vero, è vero. Stefano Mazzoli, grazie di essere intervenuto. Abbiamo avuto questa dialettica molto positiva e costruttiva sul futuro della Roma, a vedere quali sono le responsabilità dei Fredgren, quali quelle della squadra, quelle dell'allenatore precedente, dell'allenatore attuale e via discorrendo. Vedremo un po' come andrà questo progetto Roma. Certo, ci brucia ancora che siamo arrivati al sesto posto e non Oh. siamo in Champions, però, siccome. Ringraziamo tutti quanti, ringraziamo ufficialmente la Lega Calcio che ci ha Siccome, permesso. ecco, però, siccome a parte le polemiche, siccome il parco giocatori è quello, finire in Champions con quel parco giocatori, ci sono delle riserve. Però ha ragione anche Stefano Mazzoli. Scusatemi, no, 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 fermo, fermo. Ha ragione Mazzoli quando dice ringraziamo la Lega Calcio perché ci sono stati una serie di arbitri molto infelici quando scendeva in campo la Roma, non all'altezza della situazione e che in buona fede, attenzione, ho detto in buona fede, hanno commesso degli errori madornali. Va bene così? Oh. Sì, soprattutto per il calendario che ci E hanno soprattutto proposto. anche per il calendario e certi arbitri che perdevano la lucidità necessaria
per governare una partita quando vedevano le maglie giallorosse. Quindi non ho detto, come diceva il grande Biscardi, gomblotto, niente di tutto questo. È Ma io semplicemente non che sia pure gli male, a me arbitri guarda, sono io. esseri umani, però coincidenza voleva che toppavano sempre quando c'era la Roma di mezzo. Questa è una verità sacrosanta, non accuso nessuno, che noi tutti abbiamo visto. E siccome tra abbonamenti e stadio paghiamo il biglietto, a proposito, 57 sold out. Ricordatevelo, voglio scommettere su qualsiasi altra squadra che ne fa 57 come la Roma, e quindi i Fredgren dovrebbero riflettere pure su questo, e vediamo come andrà a finire. Abbiamo tutti torto e ragione da ambo le parti. Ci abbiamo le nostre ragioni, ci abbiamo i nostri torti. Siamo esseri umani e ragioniamo, però alla fine la radice comune qual è? Quella che vogliamo che la Roma vinca ogni partita, che la Roma vinca sempre. Perché la Roma non è solo una squadra di calcio, è la fede della nostra anima giallorossa. Siccome poi i sogni non sono a volte realtà, ci dobbiamo Ah, un'altra accontentare. cosa, la Roma non è Real Madrid, è No, è Roma, giustamente. Roma. Quindi la Roma non c'ha quel curriculum mostruoso e grandioso che c'ha Real Madrid. Vabbè, Quindi smettiamola di credere che la Roma sia Real Madrid o che Stefano, diventerà però Real Madrid, stiamo più bassi. possiamo sognare un attimo. Quando andiamo a dormire? No, tanto non fa danno a nessuno. Io ho sognato Mbappé e Haaland insieme, ma purtroppo non c'ho No, queste no. possibilità economiche Ecco, apposta, perché fossero arrivati Mbappé e Haaland allo stesso. io penso e mi sogno tutte le volte la compagna De Castro, sono contentissimo che lui abbia una compagna così bella. Vabbè, quelle sono situazioni private, Però giustamente. sono situazioni private, sono contento per lui. Però se avessimo Haaland e Mbappé non staremmo a piangere Dybala e Ma Lukaku. ci abbiamo Questo avuto Dybala e garantito. Lukaku. Questo garantito. Vediamo un po' quello che succederà. Stefano Mazzoli, grazie di essere intervenuto, buon fine settimana e ci risentiamo alla prossima sperando di portare qualche buona notizia e qualche bella speranza, chissà mai. Vediamo Buon come fine andrà. Grazie settimana a tutti quanti. Grazie Stefano, a tutti. ciao, grazie, ciao ciao. Grazie, grazie.